Eccoci qua in un altro Sabotcast. Le nostre domeniche sono sempre bellissime verso sera, ma anche se stai sentendo un altro giorno questo podcast, sappi che è proprio di edificazione. Abbiamo sempre gente da ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti, dal Brasile e oggi dalla Colombia, da Bogotà. Abbiamo qua il pastore Andrés Peña, un giovane pastore che sta davvero facendo una rivoluzione a Bogotà. Dio gli ha messo una visione pazzesca nel cuore per poter svegliare una parte della Chiesa per un movimento spirituale molto bello. Intanto vi introduco il pastore Andrés Peña. Grazie che sei qui con noi. Con nosotros. È un piacere. È un placer. Pensate che l'ho conosciuto che aveva 11 anni ed è venuto con suo papà 11 anni fa, abbiamo tutta una storia, qui in Italia, che è stato uno dei primi posti dove è venuto e ha vissuto insomma tante cose, ha visto anche nascere la nostra chiesa e oggi dopo 27 anni siamo qua insieme, lui ormai è un pastore, c'ha una famiglia, c'ha dei figli e ha anche una chiamata specifica. Abbiamo intervistato suo papà in un altro podcast che ci ha raccontato il pastore Edgardo Peña e oggi abbiamo qua Andrés che ci racconterà un po' la sua storia con Dio e poi come nasce questo movimento che è in Colombia, anche fuori dalla Colombia, che si chiama Sobredosis. Allora, entonces, introduci la tua storia con Dio, così come tutto è nato. Beh, bueno, prima di tutto è una gioia stare con tutti voi. Ustedes, e come diceva il pastore, decía, 27 anni fa, io ero qui, ricordo ogni istante di quello che abbiamo vissuto quando stava appena iniziando tutto questo ministero e oggi trasforma il mondo. Quindi è una gioia essere qui. Come vi diceva il pastore, mi chiamo Andrés e mi dedico ad iniettare il fuoco dello Spirito Santo a tutte le persone che sia possibile. Io sono figlio di pastore, sono cresciuto in una chiesa cristiana e che a volte supponiamo che per camminare o crescere in una chiesa cristiana sei già cristiano. E la verità è che non è così. Io all'età di 16 anni sono consapevole di aver preso la mia decisione di camminare con Gesù. Ho iniziato il mio cammino con Gesù in modo un po' particolare, molto semplice. Crescendo nella Chiesa e ascoltando molte storie di risveglio, molte storie di miracoli, di guarigioni, di cose che succedevano nella mia famiglia, perché mio padre è stato missionario fin dai 17 anni. E in una città chiamata Manizales, che si trova nella regione del caffè in Colombia, erano notizia, divennero quello che diremo oggi virali, sono diventati virali nella radio, nelle parrocchie cattoliche, in tutti i luoghi, e dicevano di stare attenti che perché ci sono alcuni giovani stregoni in tutta la città, facendo miracoli, facendo stregonerie, dicevano. Conjuros, questa è stata una cosa che sono cresciuto ascoltando queste storie, ma nella Chiesa, amando il Signore, credendo nel mio gruppo di giovani, con il mio pastore di giovani, diciamo che cercando di avere quell'esperienza continua con Dio, ma con quelle storie nella mia testa ho detto questo contro quello che sto vedendo nella mia vita oggi. C'è qualcosa che non va, che non sta funzionando. C'è qualcosa che non funziona, che vedo che non è compatibile, non è qualcosa con la quale mi identifico. E con questo è iniziato un disagio nel mio cuore, crescendo e crescendo, ho compiuto 20 anni e ho iniziato a farmi un sacco di domande. Sono entrato nell'università e nel mio primo trimestre ho studiato pubblicità. Grazie a Dio non mi ha mai attratto nessuna di queste cose, ma ho visto un sacco di sostanze, molto uso di droga, di una vita totalmente fuori controllo. Descontrollata, perché poi tutti quelli che hanno cercato quelle carriere artistiche prendono sempre quel tipo di vita, tutto il mondo. E in chiesa
avevo una specie di vuoto yo tenía nel cuore, esa iniziato a crescere, era una domanda che tutti i giorni quando andavo all'università facevo al Signore, Signore e gli dicevo, bueno, c'è qualcos'altro? Que hay algo más? O semplicemente la chiesa è andare a una riunione, cantare qualche canzone, ascoltare una predica e basta. Se tu mi dici che questa è la vita con te, questa era la mia preghiera. Se tu mi dici che questa è la vita con te, io l'accetterò e sarò tranquillo. Ma se non è così, io ho bisogno che tu mi dica cos'altro c'è nella vita con Dio. E quella domanda è iniziata un giorno dopo l'altro, perché hai sentito un sacco di storie che non vivevi. Non stavo vedendo. Io li sentivo cantare per ore e cadevano. Non si sapeva che la gente cadeva, che lo Spirito Santo li toccava e andavano giù per terra. Questo non si sapeva. Quindi non mettevano uno dietro per prenderli. E io ascoltavo tutte queste cose. Io ero, se questo è stato solo un momento, va bene, basta che me lo dici. Sì, ma dimmelo e io sarò tranquillo. Esatto, voglio stare tranquillo, però. Ma la domanda continuava a crescere nel mio cuore e ogni giorno gli facevo questa domanda. Andavo all'università ogni giorno e facevo la stessa domanda al Signore e non avevo una risposta, non c'era nessun tipo di risposta, ma un giorno ci fu una risposta. Allora, stessa domanda, stessa situazione, ero nel trasporto pubblico, andavo all'università e quel giorno con la stessa domanda, non posso dire che fosse una voce audibile che ha detto Andrés, che si è fermato il tempo, qualcosa del genere, ma è stata una risposta immediata nella mia mente. Ed è stata, io ho qualcos'altro. E ho detto, questo già è diverso. Questo non l'avevo ricevuto prima. Ed ero mesi con questa preghiera. E la mia domanda di fronte a quella risposta che è arrivata alla mia mente, allora cos'è quello che vuoi? Il Signore mi ha risposto, quello che voglio è che voi abbiate un overdose del mio spirito. Letteralmente è stata la risposta, non è stato un nome creativo, non era un'idea di un gruppo di giovani. Letteralmente il Signore mi ha detto, quello che voglio è che voi abbiate un overdose del mio spirito. E per me faceva perfettamente senso, perché conoscevo e vedevo come i miei compagni dell'università usavano sostanze e si trasformavano. Persone che erano molto timide e che erano tranquille, che non parlavano, quando erano sotto l'influenza di queste sostanze, erano persone euforiche, erano in overdose, nell'overdose. E io ho detto, ok, quello che tu vuoi, allora che con lo Spirito Santo noi possiamo avere una vita completamente fuori dall'ordinario. Fuera de lo normal. E allora per me aveva tutto il senso e sono arrivato in chiesa. Quel pomeriggio volevo che le ore passassero in fretta, perché sono andato a parlare con colui che era il mio pastore giovanile e a quel tempo ho detto, ho un'idea per fare qualcosa che si chiamerà overdose, non so che faremo, ma si chiamerà overdose. E si è messo le mani in testa e ha detto, come andremo a mettere un nome a un evento cristiano, un nome come overdose, se va contro tutto di cui noi predichiamo? Ma abbiamo iniziato a studiare tutti e due, a pregare, e abbiamo capito in realtà quello che parla Gesù. Il Vangelo si tratta di questo. Ma noi man mano che conosciamo Gesù è come una dipendenza ma che non uccide ma che porta vita e ci rende sempre più dipendenti a Lui fino a quando niente di noi vive e c'è una overdose dello Spirito Santo. E allora abbiamo detto, bene, ha senso questo. Abbiamo iniziato con 70 persone, era il nostro gruppo di giovani e altri giovani che abbiamo convinto. Non avevamo più di 70 persone la prima volta ed è stata un'esperienza che tu puoi parlare con ciascuno di coloro che c'era e ancora lo ricordano 15 anni dopo. Perché erano incontri con la presenza di Dio profondi, intensi e molto, molto reali.
entendiendo que el Espíritu comprendiendo Santo, que lo Spirito Santo voleva consegnarci tutto il suo fuoco, tutto il suo potere, e cantavamo per ore, come avevamo ascoltato nelle storie. Cantavamo per ore, adoravamo per ore, dopo ascoltavamo in un gruppo di giovani, c'era un momento in cui uno degli ospiti ha predicato per tre ore. E tutti lo ascoltavamo attenti, un gruppo di giovani in ascolto per tre ore di predicazione, davvero era qualcosa di sovrannaturale. E cominciò a prendere una direzione in cui, quando c'era lo Spirito Santo, capivamo che la voce dello Spirito Santo cominciava a muoversi e l'ingrediente della profezia era qualcosa che ci caratterizzava, che ci ha caratterizzato da quel momento in cui abbiamo iniziato. Ed è proprio quello che mi ha trasformato, perché io, come buon figlio di pastore, ho fatto parte del club che dicevamo, io mai sarò pastore. E io dicevo, qualsiasi cosa farò eccetto il pastore. Ebbene, ora il Signore è colui che ride e dice, bene, mai dire mai. Mio padre dice che overdose è stata la trappola che il Signore ha utilizzato per portarmi nel suo proposito. Perché oggi amo davvero quello che faccio, amo dare la vita per il ministero, per Gesù, per dare testimonianza di ciò che Lui ha fatto in me ed essere in grado di accendere il fuoco in altre persone. Questo in realtà è ciò che mi muove ed è ciò che mi motiva a camminare nel ministero. Dicono che quando hai un peso nel cuore per qualcosa, questa è la chiamata di Dio, anche se tu non capisci, ma io credo che questo peso che avevi devi vedere di più, era lo Spirito Santo che stava condividendo con te questo. E raccontami alcune storie di persone che sono state trasformate allora, perché ogni anno fate una riunione chiamando migliaia di giovani affinché possano essere influenzati dallo Spirito Santo. Una cosa che a me piace sempre dire sulla scia del nostro nome, e noi i colombiani andiamo con lo stigma di Pablo Escobar e delle droghe e del narcotraffico ovviamente nelle serie di TV e tutto questo. Quindi comincio rompendo il ghiaccio perché sempre ci saranno battute su questo e io dico, ricordate? E tutti, sì, bene. In un momento molto difficile di Colombia negli anni 90, dove il narcotraffico stava facendo cose terribili in Colombia, uccidendo le persone, bombe, terrorismo, un sacco di cose molto brutte che noi come colombiani abbiamo vissuto. Un pastore della Costa Rica è venuto e ha dichiarato sulla Colombia, il Signore sta per mostrare un'altra Colombia, la Colombia dello Spirito Santo. E noi ci siamo aggrappati a questo. E io ogni volta che vado in giro per il mondo dico, adesso non esportiamo più droga che portano una overdose di morte, di peccato o di cose scure, ma ora la Colombia esporta un overdose, ma dello Spirito Santo. Mi piace molto dirlo perché penso che è come mostrare il contrasto di quello che il nemico voleva fare e ora di quello che Dio sta facendo. Perché davvero, Rosalind, se guardi in Colombia, in questo momento la forza missionaria dell'America Latina è in Brasile e in Colombia. E i giovani colombiani stanno uscendo verso il mondo intero, dando la loro vita, che vogliono predicare, lasciare tutto per il fuoco che è in loro, della passione che Gesù ha iniettato nei loro cuori e non conta nient'altro. E infatti, quattro anni fa in Brasile è stato dichiarato che l'America Latina ha cessato di essere una terra missionaria e ora è diventata una forza missionaria. Che in America Latina si diceva, manderemo i missionari al mondo. Questo ha molto a che fare con ciò che Dio sta facendo con Overdose. Perché in effetti il nostro piccolo logo, tu l'hai visto in Colombia, che è una siringa, dove invece di una sostanza c'è un fuoco. E il nostro obiettivo è quello di iniettare il fuoco dello Spirito Santo a tutte le persone.
Abbiamo visto come questo fuoco iniettato in ognuno di noi produce cose tremende. Tu sai che abbiamo una canzone in italiano che si chiama Overdose. L'ha creato il pastore della musica. È una canzone che ti condividerò. È un rock molto duro che parla di overdose della tua presenza. Ed è una musica che piace molto ai giovani. Allora ti racconterò una storia molto carina. Oggi lui è un giovane che si trova in un momento di decisione per Gesù. Noi crediamo che lo Spirito Santo è per tutti. E il muoversi di Dio è per tutti. E parte di ciò che non mi piaceva pensare di essere un pastore era vedere quella separazione che si faceva in chiesa del ministro e il resto della chiesa. E se vuoi essere qualcosa, allora devi aspirare ad essere ministro e in un certo modo devi inquadrarti in certe caratteristiche, ma vedevo dei contrasti. Dicevo, il Vangelo dice chiaramente questo è per tutti e che possiamo profetizzare, siamo tutti ministri. Gesù ha detto, voi farete opere maggiori, opere più grandi di quelle che avete visto voi fare. E io vedevo tutto il tempo questa storia quando Gesù, per mezzo Vangelo di Giovanni, sta preparando i suoi discepoli per dire loro che c'è qualcuno migliore di lui, lo Spirito Santo. E vedevo tutto questo e dicevo, questo non è paragonabile a quello che vediamo nella Chiesa, dove io sono qui e io sono l'unto e tu sei lì di là e mi ascolti. Io dicevo, no, non sono d'accordo con quello, non vado con quello. Quello che voglio è che tutto il mondo possa sapere che ha la capacità di vedere questi miracoli. Un giorno eravamo in fase di preparazione ed è stato in modo improvviso, abbiamo iniziato a sentire odori nel posto, abbiamo iniziato a sentire diverse fragranze. Una sembrava come un deserto di fragole. E all'improvviso in un altro posto un altro giovane ha detto qui profuma di eucalipto e l'altro di là qui profuma menta e abbiamo iniziato a pregare, abbiamo detto qui sta succedendo qualcosa che non abbiamo mai visto, ma ci siamo ricordati che nella Bibbia dice come un odore suave, così abbiamo detto che questo viene da Dio e abbiamo cominciato a pregare per ognuno di noi e ognuno sentiva un odore diverso, era una cosa molto strana ma molto bella. Poi per questo altro giovane abbiamo iniziato a pregare, ha iniziato a puzzare di cipolla, abbiamo iniziato a dire questo è strano, che odore è questo? Molto strano, ma sua madre non voleva che lui camminasse con Gesù e lo sapevamo e pregavamo perché la mamma gli proibì di frequentare la chiesa. Era una situazione seria. Seria nella famiglia. Sì. E abbiamo iniziato a pregare, ma puzzava di cipolla appena tagliata e molto forte. Beh, ci siamo detti ok, bene. Quando abbiamo finito è stato un tempo soprannaturale, impressionante, siamo stati molto bene, la presenza di Dio si sentiva molto forte e lui mi chiamò dopo un po' che torna a casa e dice ho trovato a casa mia in cucina una tazza grande piena di cipolla tagliata. Ci siamo detti beh, questo è strano. E mi dice che è andato a chiedere a sua madre cosa era successo e lui racconta che sua madre in quello stesso momento in cui pregavamo cominciò a sentire un odore molto forte di cipolla e lei pensava che si stava danneggiando la cipolla in casa sua e allora scese a tagliare tutta la cipolla. Quello che abbiamo capito è che Dio ha fatto un appuntamento di odori affinché loro pregassero per sua madre e da quel giorno lei è cambiata e va anche in chiesa. Quindi sono quelle cose che davvero il potere sovrannaturale di Dio è a portata di mano di tutte le persone e noi crediamo questo. Infatti quest'anno a Bogotà avevamo 196 giovani pronti a pregare per le persone, per miracoli, per guarigioni, per dare una parola a qualcuno. Ma non tutte le chiese sono pronte a fornire quel tipo di apertura ai loro giovani.
a sus jóvenes. Yo creo que noi, yo pienso que siamo leader di una piccola rivoluzione, dove mettiamo a disagio i pastori nelle chiese dicendo che i loro giovani, che la gente della sua chiesa vuole essere usata dal Signore, vuole ricevere quel fuoco, anche se non sanno tutto, ma hanno passione, lasciano andare. Io credo molto in questo, quindi credo che una generazione di profeti si sta alzando. E questo è qualcosa che nel mondo è stato detto, che questa nuova ondata profetica non è più di profeti che volano da soli. E in effetti è stata una visione bellissima che qualcuno del gruppo ha avuto, ed era che vedeva gruppi di aquile volando, come quando gli uccelli migrano verso un luogo, ma erano aquile. Sì, il Signore mi ha detto che non avremmo più avuto delle star, il super pastore, ma saremmo stati come gruppi di persone che si alzavano. Allora la stessa Chiesa, molti buoni predicatori, e mi ha detto: non voglio più dare la mia gloria agli uomini perché pensano che è la loro gloria. Allora innalzerò le persone insieme, a tutte insieme, così che nessuno si innalzi più che gli altri. E penso che sia vero. Sì, comunità, gruppi di persone. Sì, persone che credono nella stessa cosa, piene di fuoco, che vuole fare la differenza. E sta innalzando come un gruppo di voci profetiche per farlo. Sì, sì, è così. E io vedo in molti posti in tutto il mondo che sta diventando sempre più evidente che sta sorgendo una generazione che non ha nemmeno paura di unirsi ad altre persone che, anche se non sono della stessa chiesa o della loro stessa comunità, non c'è paura. In Colombia ci è successo spesso che si sono create un sacco di rivalità. Non sto insieme a questo pastore perché credo vorrà portarsi via le mie pecore, ma vedo che c'è una generazione di leader cristiani che si stanno sollevando senza la paura e che l'altro mi toglierà le mie pecore e che capisce che non sono le sue pecore, che sono le pecore di Gesù e ciò che vogliono di più è servire il Signore e che noi da soli possiamo fare qualcosa, ma se mettiamo insieme tutte le forze che Dio ha dato alla comunità di una città, alla chiesa di una città, di un paese, di una nazione, in Italia si dice solo andrai più veloce, ma insieme andrai più lontano. Sì, una donna un giorno mi ha detto: tu devi scegliere tra due cose, e se vuoi andare con una Ferrari vai veloce ma solo in due, o se vuoi andare in autobus che è più lento ma vai con un sacco di gente. E io ho detto, senza pensarci, ho detto: voglio un autobus, voglio un autobus, ovunque andrò voglio portare più persone. E quali consigli potresti dare a un giovane che è anche così, che vuole vedere di più di Dio, che ha bisogno di più e ha lo stesso peso per vedere di più di Dio nella sua vita? Gli direi di rischiare, uscire in strada per pregare per le persone, quelle che si trovano a fianco, di ubbidire a quell'impulso, a quel fuoco che è dentro di lui, perché è lì che c'è l'appoggio dello Spirito Santo. Io per conto mio non posso guarire nessuno, non sono nemmeno un medico per essere in grado di farlo, fare una ricetta. Quindi se prego per una persona o non prego per una persona, io non ho la soluzione, ma Dio sì ha la soluzione e Lui vuole usare te e usare me. Lui vuole che noi siamo i suoi canali. Lui potrebbe farlo in qualsiasi altro modo, ma Lui ha scelto te e me per essere i suoi strumenti. E il mio messaggio è: corre rischi, rischia di pregare per una persona, rischia di uscire per strada per dare un piatto di cibo, rischia di andare all'ospedale a pregare per i malati. Noi lo facciamo, creiamo quelle opportunità, andiamo nei posti più difficili dove hanno bisogno di miracoli per vedere quei miracoli. E altro che direi ai giovani, a tutte le persone, è cambiare il e se non in un e se sì, perché ci succede sempre quando preghiamo e ci avviciniamo a qualcuno, il primo pensiero è: e se non succede niente? E la mia risposta è: cambia quello e pensa, e se sì succede qualcosa questa volta? Fantastico. Allora tante grazie, pregheremo per overdose, dopo ti manderò la musica che abbiamo fatto così che la potrai condividere, è molto forte, mi piace molto, è un rock
gracias por venir. Grazie, grazie, grazie per essere venuto, grazie per tutto quello che stai facendo in Colombia. E so che anche in altri luoghi cominciate a fare conferenze di overdose. Che Dio vi benedica tantissimo. Veramente grazie. Anche a voi, grazie mille che ci seguite, grazie al pastore Andrés Peña e a questo movimento bellissimo. Se tu sei un giovane, ascolta questo consiglio, devi buttarti praticamente e credere che sì, può succedere, invece di avere l'occhio su no. Quindi saremo ancora qua insieme con varie storie bellissime per incoraggiarti. Fino al prossimo Sabotcast. Ascoltaci e passa questo contenuto ad altre persone, condivide con altre persone. Ciao ciao. Ciao ciao.